Allora, rapidamente con questo emendamento intendiamo inserire dare la possibilità ai concessionari di impianti sportivi di prevedere delle modifiche che sono di natura permanente invece che temporanea. E sono delle modifiche che servono naturalmente a tenere conto delle difficoltà che stiamo vivendo tutti, che stanno vivendo in particolare tutte le categorie economiche e produttive. E in questo caso, con questo emendamento, intendiamo esplicitamente dare la possibilità ai concessionari di effettuare degli interventi che vadano ad incrementare il valore degli impianti, e in questo modo quindi potranno trasformare, ad esempio, delle superfici verdi prevedendo dei campi, oppure trasformare un campo sportivo in un campo sportivo di diversa disciplina sportiva. Queste modifiche quindi avranno ovviamente un impatto economico favorevole, proporzionalmente a questo accrescimento del valore della concessione ci sarà un adeguamento del canone di concessione. Anche in questo caso approfitto per ringraziare gli uffici perché inserire nel contesto del codice dei contratti questa previsione è stato impegnativo, e ringrazio il direttore del dipartimento e lo staff della segreteria che hanno lavorato per dare a Roma questa possibilità, che non mi risulta essere presente, tra l'altro, in nessun regolamento di nessun comune, in Italia. Quindi siamo molto contenti di aver raggiunto questo risultato. Il voto sul subemendamento sarà favorevole.